insomma, questa bellissima iniziativa, bellissima perché c'è stato già la prima edizione dell'anno scorso che è andata alla grande pur nel momento in cui nessuno sapeva niente di questa manifestazione. Ecco, l'anno scorso fu veramente un'apoteosi di gente, esattamente quello che accadde nel 1859 il 3 febbraio, allorché l'ultimo re delle due Sicilie, quindi parliamo dello Stato preunitario, è venuto qui insieme al suo figliolo il principe Francesco, che nel contempo aveva sposato Maria Sofia, sorella della più nota Sissi. Ecco, questo evento fu veramente particolare, ci troviamo un anno prima dell'Unità d'Italia e vide praticamente uno strepitoso successo di questo incontro che avvenne proprio in questa zona. Praticamente ci troviamo a oggi vicino al Teatro Margherita, all'epoca tutto questo non c'era, ma fu allestito un enorme padiglione dove questi due giovanissimi si incontrarono per la prima volta e quindi per già sposati per procura si conobbero qui a Bari. Qui a 50 metri su questa palazzina ex mercato ortofrutticolo e del pesce il Rotary mise anni fa una targa a ricordo di questo. Fu questa targa che ci incuriosì e quindi abbiamo a questo punto fatto delle ricerche condotte dalla professoressa Maria Gabriella Sabato, che oggi interpreterà la Regina Madre, tra l'altro, con una ricerca approfondita che abbiamo fatto addirittura nella Biblioteca Nazionale di Bari, dove esiste uno dei due libri, pezzi unici, uno a Bari e uno a Napoli, di uno scrittore Mosci, il quale descrive passo passo, minuto per minuto, quello che accadde quel famoso giorno del 3 febbraio 1859.